campo le squadre di Milan e Inter per questa nona giornata importantissima, soprattutto dopo le decisioni dell'arbitrato. Con giornate dicono che l'Inter non ha Milan da destra a sinistra dei vostri teleschermi, da sinistra a destra l'Inter, derby 264, qualcuno dice 265, qualcuno dice 266, ma insomma quello che conta è che il primo derby della stagione ed è un derby molto pesante, molto importante. Il Milan ha bisogno di vincere, all'Inter potrebbe star bene anche un pareggio. Tutto pronto, si comincia. A bordo campo è pronto Calazze, parte il cross deviato! E c'è il primo brivido, è sbucato proprio sul secondo palo, improvvisamente. Cross, attenzione dall'altra parte, al volo Maicon! Ha ribattuto Ambrosini, forse anche con un braccio, ma del tutto involontariamente. Ottimo il cross di Primovic, cerca l'idea ancora con Maicon. Jankulos, che ha capito. Saltatore in area di rigore. Stankovic mette in mezzo nel mucchio, colpo di testa ed è rete! Ed è rete! Inter in vantaggio, è stato proprio Crespo a prevalere su tutti. Eh sì, e qui bisogna vedere chi era l'uomo preposto, la marcatura di Crespo, perché il Milan marca stretto a uomo in questa stagione, gli era andata bene fino a... Cerca spazio, se lo procura con una spinta. Punti di differenza tra Inter e Milan. Seedorf, Gattuso a tutto, Maicon guarda in mezzo, Stankovic, zona tiro, prova subito ed è un gran gol! Stankovic, incredibile, all'incrocio 2-0. Si sta confermando goleador Stankovic, non era ancora arrivato in zona tiro e qui ha esploso un tiro calibrato, preciso, secco, potente sul palo lungo dove non poteva fare nulla Dida. E soprattutto è impressionante il fatto che con lo stop se ne sia preparato in maniera perfetta e poi quasi da fermo e velocissimo. Ci ha disorientato Ambrosini pur non colpendo il pallone. Recupera Kakà, prova a ripartire adesso rabbiosamente il Milan. Kakà, pronto al cross, è un tiro il suo, Giulio Cesar, troppo facile per lui. È meno rapida la manovra. Kakà, Kakà e Materazzi, Kakà fa tutto da solo! Non trova la porta anche perché ha toccato Giulio Cesar, calcio d'angolo. Rapido nel dribble. Varco per lui, arriva Nesta, Nesta, provvidenziale. Serenamente, Ibrahimovic e Crespo, gran botta Dida, prova a mettere in mezzo, c'è Materazzi corpo a corpo, forse ha spinto, preferisce Kakà, incrocia Seedorf, Kakà supera l'uomo e c'è il fallo di Dakur. Stankovic, gran destro secco, Dida, qui ha preteso un po' troppo dal suo destro, sì, da più di 30 metri ha cercato di sorprendere Dida. Prova a approfittare subito il Milan, Kakà, destro secco, Giulio Cesar, attenzione, è così, Ibra, destro violetto, Dida, stavolta non si lascia sorprendere. Secondo tempo, 48esimo scoccato, può bastare così. Allora, Aldo, l'inizio del secondo tempo io credo di non aver mai visto qualcosa del genere. È un rischio enorme, d'altra parte non ha nulla da perdere Ancelotti, però se si dovesse fermare un giocatore la squadra rimarrebbe. No, Stankovic, Ibrahimovic a destra, va a chiudere Nesta, rimpallo Ibrahimovic, di rete! Rete, Ibrahimovic, incredibile! Ibrahimovic, sono 3, Milan clamorosamente sbilanciato, 3-0. Una corsa leggiadra quella di Stankovic che è volato sull'erba, ha avuto la lucidità per dar palla a Ibrahimovic, forse gli ha data anche un po' troppo corta, ma Ibrahimovic ha fatto una gran cosa, colpo sotto sull'intervento di Nesta e poi ha calciato non benissimo, vicino alla portata quantomeno di Dida che non è stato Vieira. Raddoppio di Maicon, Seedorf va sul fondo, non si capisce di chi però. L'arbitro ha concesso un calcio d'angolo abbastanza miliare. Kakà, lo scambio con Gilardino, Seedorf zona tiro, deviazione e c'è il gol! Gol, Seedorf! È un autogol naturalmente. È andato a prendersi il pallone Gilardino, Cordova vorrebbe l'ammonizione per lui, ma non c'era nessuno in porta e Gilardino viene comunque ammonito. Ci sono le proteste violente adesso nei confronti di Farina. Gilardino è andato a prendere in questa via di ripresa, Seedorf, il tocco per Gilardino, controllo, doppio rimpallo e calcio d'angolo con brivido. Eh sì, Maldini, zona tiro, gran destro, Giulio Cesar. Ed ancora una palla regalata a Maldini da Seedorf, che è veramente un giocatore che ha ammucchiato in area di rigore, parte tiro cross, colpo di testa, Giulio Cesar. Gilardino, controllo,
cerca subito un tiro inopportuno, per agilissimo Maldini, pronto a cross, Gilardino sembrava in fuorigioco, Giulio Cesar rete, attenzione però fuori gioco. C'è il fuorigioco, sì, l'avevo visto Gilardino al di là di tutto, se l'assistente dell'arbitro ha alzato Kakà cerca il numero di forza adesso a dover uscire perché da questa parte dietro Pirlo pronto a rilanciare, evitato il fuorigioco, Oliveira debole però, anche Figo, attenzione Burdisso e Figo, doppio cambio anche di Mancini, grosso per Burdisso. Crespo parte il cross nel mucchio, il colpo di testa e c'è il gol Materazzi. E c'è il gol, sbucato Materazzi alle spalle di tutti, 4-1. Quando si marca l'uomo bisogna sempre non perdere di vista il... Era già ammonito e quindi viene espulso Materazzi. Antonio. Non se n'era accorto l'arbitro, è stato l'assistente Ambrosino che ha richiamato la sua attenzione. Materazzi gli ha fatto esaltato. Capire che si era alzato la maglia. Oliveira, 30 metri, gran tiro, Giulio Cesar, sfugge il pallone ma è fortunato. Sì. Non era un tiro, a mio avviso, pericoloso quello di... Pronto a cross, eccolo, Gilardino, colpo di testa e c'è il gol! E c'è il gol! Finalmente Gilardino! 4-2, mancano 15 minuti però. Reattivo questa volta, distinto, è andato a recuperare questa palla sfruttando un tempismo eccezionale, è stato bravo ad anticipare i difensori nerazzurri. Gira, apre improvvisamente, Cafu pensa al tiro anche lui, Giulio Cesar, Seedorf, Giulio Cesar, miracolo, incredibile, incredibile. Ma sono 15 minuti che Cafu fa il bello e il cattivo tempo da questa parte, arriva sempre solo in area nero-azzurra, Zanetti non ce la fa, da Burdisso di difesa e davanti a lui Zanetti. Doppia finta, Seedorf va sul fondo, Zanetti calcio d'angolo. Incredibile, due su di lui, vorrebbe un calcio di punizione, Zanetti lo trova, bravissimo. Come ha sentito Pirlo adesso per questo intervento, tiro piano, battuto l'angolo, Maldini, deviazione, Seedorf di testa, non trova la porta. Sì, questa volta Pirlo, Seedorf prova lui, destro secco, Giulio Cesar. Dritto per dritto, un tiro di sé. Sovrappone Gattuso, spazio per Cafu, Giulio Cesar, Kakà, pallonetto, rete, rete, Kakà, incredibile! 4-3, mancano 4 minuti. 4-3. Delizioso il pallonetto di Kakà che ha avuto a tempo quasi scaduto al 90esimo, la lucidità, la tecnica per poter piazzare un pallone giusto sotto. Zona tiro, Kakà, prova deviazione, calcio d'angolo, calcio d'angolo, Iti, zona tiro, è un nuovo cross, nesto di testa, incredibile! Si sono ostacolati, si sono ostacolati Oliveira e Nesta, ora si danno la mano, ma ha dell'incredibile, da soli sul secondo palo. L'Inter vuole fischio finale, è finita, è finita! L'Inter batte il Milan 4-3 alla fine di una partita drammatica, rocambolesca, infinita, imprevista, imprevedibile, e alla fine... L'Inter esce vittoriosa, ma se ne sono viste di tutti i colori. Eh sì, Milan che non ha giocato per tutto il primo tempo, vuoi per l'aspetto tattico, vuoi per un impatto.